Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Io sono Lenny e in questo canale mi occupo di bullet journal e planner. Oggi però voglio fare qualcosa di diverso. Voglio mostrarvi come realizzare dei segnalibri come questo usando dei pennarelli e le scatole del tè. Dato che domenica è la festa della mamma, possono essere un'idea carina e super economica da usare sia come pensierino vero e proprio, ma anche come biglietto di auguri molto speciale. Questo tutorial mi è stato ispirato da un video di Shayda Campbell. Se non la conoscete andate a seguirla perché è bravissima. Ma lei realizza questi segnalibri con dei cartoncini bianchi e acquerelli. Io invece ho scelto di fare un po' di riciclo creativo e usare invece le scatole di tè e tisane. Ho scelto questo tipo di scatoline perché hanno un cartoncino perfetto per questo tipo di progetto. È poroso ma non troppo e anche se l'interno non è bianco candido, ha una gradazione di bianco comunque sufficiente per far risaltare i colori caldi che useremo. Togliamo le bustine di tè dalle scatole, le smontiamo e ritagliamo dei rettangoli di misure diverse. Se volete potete tracciarli precisi usando righello o altro, ma io ho preferito farli meno precisi e più a occhio. Realizzerò tre soggetti per darvi tre ispirazioni diverse e vi illustrerò tutti i passaggi. Come vedrete sono davvero facili, veloci e realizzabili da chiunque, anche per chi è convinto di non saper disegnare. Ogni segnalibro richiede pochi minuti e io, come vi ho detto, li faccio per la festa della mamma, ma gli stessi soggetti si possono utilizzare per fare segnalibri per sé, basta cambiare le scritte. Prendo il primo cartoncino e lo appoggio su un foglio di riciclo, così da non sporcare il piano di lavoro. Mi serve del washi tape o comunque del nastro di carta rimovibile che sia molto delicato. Prima di tutto devo far perdere un po' di ecollosità al washi in modo che appiccichi ma non rischi di portarsi via lo strato superficiale del cartoncino. I washi non dovrebbero mai strappare la carta se sono di buona fattura, ma dato che spesso hanno provenienza varia e spessissimo sono con una colla non di qualità eccezionale, per cui alcuni non appiccicano e altri non si tolgono più, e dato che per questo tipo di progetto andiamo a usarne di sacrificabili, quindi non di quelli stupendi che ci sono costati 5 euro l'uno magari, per sicurezza faccio questa cosa, ossia appiccico e tolgo più volte la mia strisciolina di washi dal tavolo così che perda aderenza. E con 4 striscette vado a contornare tutto il mio cartoncino. Dopodiché scelgo 3 pennarelli con tonalità non troppo lontane tra loro. Io ho scelto un giallo luminoso, uno più caldo e un arancio. Come marca utilizzo i Crayola Super Punta. Chi mi segue e ha visto il setup di maggio sul bullet sa già che io amo profondamente questi pennarelli perché, pur essendo super economici, hanno una resa favolosa. Inizio semplicemente a riempire il mio rettangolo di cartoncino con i colori. Parto dall'alto con la tonalità più scura, nel mio caso l'arancio scuro, e riempio così qualche centimetro. Potete anche ripassare in alcuni punti perché così il colore non risulterà alla fine troppo uniforme. Abbiate solo cura di coprire tutto lo spazio bianco fino ai bordi. Potete anche andare sopra il washi tranquillamente senza problemi. Dopodiché passiamo al giallo più scuro e facciamo la stessa cosa andando a riempire qualche centimetro sotto l'arancio. Se partite da un po' più sopra e andate a pescare le ultime righe dell'arancio, scendendo il pennarello giallo si trascinerà giù un po' di colore e creerà così delle sfumature delicate e un passaggio meno netto e più graduale. La cosa risulta più facile con un tipo di carta meno porosa, ma un pochino si riesce anche con questo tipo di cartoncino. E infine faccio la stessa cosa con il giallo più luminoso. Finito di colorare, lo metto da parte in modo che si asciughi per bene e passo al secondo cartoncino. Anche qui metto sotto un foglio di carta per non sporcare il piano, anche se non ci sarebbe bisogno, ma sono paranoica e conosco bene la mia predisposizione a fare pasticci anche dove è ipoteticamente impossibile farli. Sempre usando i 3 pennarelli che abbiamo usato prima, faccio delle macchie di colore di dimensioni diverse sparse nella parte alta del cartoncino. Oltre ai 3 colori che abbiamo già visto, uso anche un verde chiaro e luminoso per fare 3 macchie a goccia. Mettiamo anche questo cartoncino ad asciugare e prendiamo il terzo. Per questo segnalibro come colori uso un rosa molto delicato, un po' pastello, e il giallo, non quello più acceso ma quello più caldo. Con il rosa faccio una macchia di colore a forma di goccia e una a forma di cuore, e con il giallo faccio un'altra macchia a forma di cuore a cui attacco una a forma di goccia e poi faccio delle goccioline sparse di colore. Come vedete è molto più semplice seguirlo nel video piuttosto che la descrizione che sto cercando di dare io. Mettiamo da parte anche questo segnalibro e torniamo al primo che nel frattempo si è asciugato. Per essere sicura che sia ben asciutto ci passo sopra le dita per verificare che non sia ancora umido e che non lasci residui. Dopodiché prendo una penna nera con punta in feltro dal tratto sottile. Io uso una Sakura Pigma Micron 02, ma se avete altre fine liner vanno benissimo uguale. Vado a disegnare un rametto di foglie, che se avete visto altri miei video ormai saprete che per me è un po' come il prezzemolo. Lo uso ovunque in qualsiasi decorazione perché è stra facile da fare, praticamente impossibile da sbagliare e fa sempre la sua figura.
La cosa importante in questo caso è tenere le foglie molto ampie, anche quelle più piccole devono comunque avere un po' di spazio vuoto al loro interno. Poi per quanto riguarda la forma, io le faccio di forma ovale, voi potete farle come più vi piace. Io ho accelerato il video, però vi consiglio di fare con calma e dedicare un po' di tempo a tracciare bene il contorno di ogni foglia, soprattutto se siete persone di natura più pasticcione come me, perché un tratto preciso darà un risultato molto migliore alla fine. Una volta tracciati i contorni, vado a riempire l'interno di ogni foglia con delle righe che seguono la curvatura della foglia. Non sono quindi dritte, ma leggermente curve. Anche qui, come vedete, è molto più difficile da spiegare che da fare. Se preferite e avete un pennarello nero che abbia un inchiostro molto intenso, potete anche riempirle interamente. Il risultato finale sarà comunque molto bello. Io ho sperimentato questo tipo di decorazione nel setup del bullet del mese di maggio e mi è piaciuta molto, per cui ho voluto rifarla qui. Poi prendiamo una punta più spessa, in questo caso una 03, e andiamo ad annerire tutti i contorni delle foglie e la linea del rametto, in modo che stacchi molto bene la figura dallo sfondo. Per ogni foglia, uno dei due lati fatelo un pochino più spesso e più nero, in modo che non sia tutto uguale alla fine. Potrebbe andare anche già bene così, ma voglio andare ad aggiungere qualche puntino qua e là per riempire un po' lo spazio. Finito il mio rametto, vado a scrivere sotto la parola MOM in un corsivo esteso che prenda praticamente tutto lo spazio. A questo punto vado a togliere molto delicatamente il washi tape. Come vedete, anche dopo il passaggio di togliere l'adesivo in eccesso prima di usarlo e pur facendo delicatamente, si è portato via un po' di carta negli angoli. Comunque non è un problema perché avevo lasciato il bordo abbondante, per cui lo posso andare a ritagliare. Io uso la taglierina, ma va benissimo anche una forbice, chiaramente. Mettiamo da parte un attimo il primo segnalibro e passiamo al secondo, che nel frattempo si è asciugato abbondantemente. Prendiamo di nuovo una punta sottile, vedrete che io ho iniziato con una punta 02 ma poi sono passata alla 01 perché la preferivo ancora più sottile come tratto. E disegniamo all'interno delle macchie grandi che avevamo fatto prima degli archi. Vedete che hanno tutti origine dallo stesso punto centrale, seguono la curvatura delle macchie che abbiamo fatto, che sono i nostri petali, e in cima ad ognuno c'è un piccolo cerchietto vuoto. Come avete intuito, rappresentano gli stami dei nostri fiori stilizzati. Utilizzando poi solo la penna dalla punta sottile, vado a tracciare delle linee che rappresentano prima di tutto i gambi dei miei fiori e poi dei rametti di foglie. È tutto molto stilizzato, per cui anche i rametti di foglie, che poi non sono rametti ma piantine, non so perché mi viene rametti, sono in pratica niente più che linee curve attraversate da tanti trattini obliqui, alcuni con in cima dei pallini anneriti a rappresentare come delle piccole bacche, alcuni senza nulla di più. Traccio anche uno dei miei soliti con tante foglioline annerite. Questo disegno mi è stato ispirato da un pin che ho visto su Pinterest, vi metto sotto nell'info box il link al sito che vende le cartoline originali. Con lo stesso verde brillante che ho usato nell'altro segnalibro aggiungo qua dei piccoli dettagli come le foglioline verdi e vado a colorare un pochino i rametti. Dopodiché, armata di un fantastico righello rosa con i gufetti, vado a tracciare un contorno del mio segnalibro con una linea sottile e non continua. Traccio solo a destra, a sinistra e in alto e lascio libero sotto. Vado poi a rifinire e completare il mio disegno aggiungendo qualche dettaglio, per cui annerisco un po' i gambi e aggiungo dei puntini e delle stelline qua e là. A questo punto andiamo a fare anche qua una scritta, la facciamo diversa dall'altro segnalibro e qua invece scriviamo auguri. Usiamo uno stampatello molto semplice però molto carino in cui andiamo ad annerire solo la parte sinistra di ogni lettera. Mettiamo da parte anche questo, ci torneremo dopo e adesso passiamo all'ultimo. Come avrete intuito, le macchie gialle e arancioni diventeranno dei fiori e invece le macchie verdi diventeranno delle foglie. Il tratto da fare all'interno di ognuno dei fiori è molto facile da fare e molto più complicato da spiegare, per cui ve lo faccio vedere direttamente. In pratica il fiore è rappresentato da una spirale che poi va a chiudersi su se stessa ed è tutta contornata intorno di petali lunghi e stretti. Ripeto, questo fiore è stilizzato semplicissimo all'interno di ognuna delle macchie colorate gialle e arancioni. Anche le foglie sono super semplici da realizzare, si traccia solo il contorno esterno della foglia e poi all'interno una linea che si avvolge su se stessa.
Vado poi a tracciare delle linee che, come dei viticci, partono dal gruppo di fiori e si svolgono verso l'esterno, tutte arzigogolate su se stesse. Sia le linee che compongono i fiori che le foglie non devono andare a coprire tutta la macchia colorata, ma anzi rimanere un po' sfalsata rispetto ad essa. Anche questo disegno mi è stato ispirato da un pin che ho visto su Pinterest e come sempre vi metto il link sotto nell'info box. Il disegno originale è stato realizzato con un set di timbri Simon Stamps, probabilmente le trovate anche in vendita. Come vedete ho completato il disegno con un po' di puntini e poi vado a fare il contorno di tutto il cartoncino con il pennarello, quello giallo più vivo. Dato che ho comunque molto spazio bianco, vado ad aggiungere con i pennarelli tanti piccoli asterischi qua e là per tutto il segnalibro. Stavolta, visto che sotto voglio scrivere più parole, per non rischiare di sbagliare, traccio prima la scritta a matita. Scrivo quindi festa della mamma usando tre tipi di caratteri diversi. Per la parola festa uso uno stampatello maiuscolo che è lo stesso che ho usato per scrivere auguri sul secondo cartoncino e anche qua vado a fare più spessi e ad anneriti tutti i lati sinistri di ogni lettera. Per della uso uno stampatello minuscolo e per mamma uso lo stesso corsivo usato per mom nel primo cartoncino. Abbiamo così terminato la parte davanti dei nostri tre segnalibri, ossia la parte decorata. Adesso però dobbiamo occuparci della parte dietro, perché avendo utilizzato il cartoncino di riciclo delle scatole dei tè, dietro ovviamente ci sono ancora le stampe delle scatole. Voglio usare la parte dietro come un vero e proprio bigliettino di auguri, per cui per farlo lo devo rivestire. Per rivestirlo mi serve della carta bianca che sia un pochino spessa, bianca o colorata. Io utilizzo una carta di riciclo presa da un quaderno, è una carta puntinata da un quaderno dell'Happy Planner. Va bene qualsiasi tipo di carta su cui sia possibile scriverci sopra, l'importante è che sia un pochino spessa in modo che non traspaia poi la stampa sotto. Ci appoggio sopra il cartoncino che voglio andare a rivestire, traccio il contorno e ritaglio la carta. Per attaccare la carta al cartoncino io uso del nastro biadesivo perché mi trovo molto meglio, ma va benissimo anche della colla stick o la colla che avete. Vedrete che io sono stata un po' abbondante con la sagoma, per cui dopo vado con la forbice a rifinire bene il bordo e l'importante quando avete completato di attaccare il foglio al cartoncino è verificare che non risultino bordi appiccicosi o zone appiccicose, perché altrimenti se viene usato come segnalibro poi rischia di attaccarsi alle pagine del libro. Faccio la stessa cosa con tutti e tre i segnalibri, poi vado a scrivere dietro ad ognuno i miei messaggi di auguri. Uso sempre gli stessi tipi di carattere che ho usato davanti, un po' mischiati tra di loro. Perché i cartoncini diventino dei veri e propri segnalibri e siano pronti, manca solo un tocco finale che è un cordino da aggiungerci sopra. Per cui vado a fare un buchino in alto sopra ad ognuno. Io uso una bucatrice singola, ma voi potete usare quello che avete, quello che volete, anche semplicemente una forbice un po' appuntita. Dopodiché prendo del cordino, io in casa avevo del cordino rosso, avanzo probabilmente di un qualche Natale, credo che sia dell'IKEA, taglio un pezzo e poi lo passo dentro al buchino e faccio un nodo lasciando un po' di cordino in più che sporga. Dato che mi sono accorta solo in ritardo che tutta la parte del taglio del cordino e dell'annodamento l'ho fatta fuori camera, vi faccio vedere direttamente il risultato finale. I nostri segnalibri così sono pronti per essere regalati e utilizzati.
Devo dire che mi è divertito un sacco fare questo piccolo progetto e adesso vado subito a testare uno dei miei segnalibri e lo provo all'interno del mio bullet. Tra l'altro ci sta benissimo con i colori di questo mese perché sono proprio gli stessi pennarelli ed è perfetto, sporge il cordino, per cui svolge benissimo la sua funzione. Questo è sicuramente il mio preferito, però devo dire che mi piace un sacco anche quello con i due fiori perché mi ricorda in qualche modo, non so, una carta dei tarocchi. Fatemi sapere qual è il vostro preferito nei commenti. Spero che questo video un po' diverso dai miei soliti vi sia piaciuto e se volete vederne altri di questo tipo fatemelo sapere comunque nei commenti, magari posso fare altri segnalibri con altri soggetti. Se vi va lasciatemi un like e iscrivetevi al canale così da non perdervi le prossime uscite. Grazie per essere stati con me e a presto al prossimo video. Ciao!